Passiamo all'oggetto numero 7, gestione dei corpi idrici gravati da uso civico afferenti al comune di Santa Anatolia di Narco nell'interesse della collettività titolare. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Consigliere De Luca, prego. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione intendiamo fare chiarezza su una delle questioni più importanti nell'ambito della gestione dei beni comuni e di quello che un vero e proprio accaparramento delle risorse naturali che da diversi anni sta avvenendo in questa regione. Con un esposto depositato, diciamo, a giugno 2018, alcuni residenti del comune di Santa Anatolia di Narco avevano posto all'attenzione del commissariato per la liquidazione degli usi civici della regione Lazio, Umbria e Toscana una sostanzialmente questione che loro avevano ritenuto, a questo punto correttamente illegittima, ovvero il fatto che erano state date in concessione a soggetti terzi delle sorgenti insistenti all'interno del territorio comunale, gravate però da uso civico all'interno quindi di domini collettivi e che erano quindi parte di quello che era un patrimonio di quella comunità da memoria ancestrale. E quindi questi cittadini chiedevano pertanto al commissariato degli usi civici di verificare quindi la legittimità di questa azione. Considerate che quest'acqua ovviamente veniva quindi tolta dalla disponibilità della collettività, messa in capo a un altro soggetto e venduta ai cittadini del comune di Santa Anatolia di Narco. Per dare un'idea della cifra, loro avevano quantificato un passaggio quindi di un aumento del costo dell'acqua di circa il 900%. La regione Umbria all'interno ovviamente di questo percorso, essendo stata chiamata in giudizio insieme al comune di Santa Anatolia di Narco, all'Auri e alla società Bus S.p.A., leggiamo quindi nelle deduzioni presentate dalla regione Umbria, veniva asserito com'è possibile che i cittadini possano esercitare usi civici sulle acque situate a molti metri di profondità? Quindi asserendo addirittura che questa motivazione sarebbe stata incostituzionale all'interno dell'ordinamento giuridico. La sentenza successiva del commissariato per la liquidazione degli usi civici aveva però perfettamente chiarito che la legge 168 del 2017 ricordava proprio che la proprietà collettiva è considerata come un terzo ordinamento civile della proprietà, riconoscendo quindi ai domini collettivi un ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e quindi oltretutto ponendo e sottolineando come la regione Umbria aveva parlato in maniera estremamente vaga di incostituzionalità senza indicare quali sarebbero state le disposizioni costituzionali violate, ricordando invece come nella legge del 168 del 2017, che non è stata mai in alcun modo impugnata, semmai è successo il contrario in varie altre leggi regionali, era stata emanata in attuazione degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione. E quindi questa sentenza ha sancito come possono considerarsi beni collettivi anche le acque sotterranee, quindi senza le quali ovviamente l'ambiente, considerato nell'insieme delle sue componenti, non potrebbe essere conservato e valorizzato, in ciò anche al fine di preservare ovviamente il paesaggio come, e la sua unitarietà come bene primario sancito anche dalla nostra Costituzione. Quindi ulteriormente si è andati avanti poi in appello e la Corte d'Appello Roma ha perfettamente sancito e confermato quello che era stato il pronunciamento fatto dal commissariato degli
usi civici e quindi ritenuto ovviamente che la suddetta sentenza ha avuto una portata rilevante e quindi ha coinvolto non solo questa situazione, alla fine è stato sancito il diritto di questi cittadini a poter usufruire direttamente di quelli che erano beni inalienabili. Questa sentenza ha avuto, ripeto, una portata che avrà poi una, diciamo un effetto su molti altri territori e su molte altre vertenze che sussistono, diciamo, all'interno del nostro territorio regionale. Quindi interroghiamo la Giunta per sapere se e come la Regione Umbria intenda recepire quanto stabilito con la sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per le regioni del Lazio, Umbria e Toscana, la sentenza numero 2 del 2021 e la sentenza, diciamo quindi, confermata in appello dalla Corte d'Appello di Roma, che accogliendo il ricorso dei proponenti ha stabilito che i corpi idrici, anche quelli sotterranei, appartengono al patrimonio civico dei naturali di Sant'Anatolia di Narco. E quindi, se si intenda come richiesto, io nella mia cultura dello Stato di diritto le sentenze vanno rispettate, disporre quanto di propria competenza nei confronti dell'ente gestore del servizio idrico al fine di coordinare tutte le azioni volte a garantire l'interesse della collettività titolare dell'uso civico, ivi compreso quindi un nuovo piano tariffario adeguato a quello del caso specie. Grazie. Grazie consigliere De Luca. Assessore Morroni. Sì. Grazie vicepresidente. Con esposto del 24 maggio del 2018, due residenti nel comune di Sant'Anatolio di Narco adivano il commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, denunciando che le acque delle sorgenti insistenti nel territorio comunale su terreni gravati da usi civici erano state illegittimamente date in concessione a soggetti terzi, per poi rivendere l'acqua agli utenti. Gli esponenti chiedevano pertanto al commissariato di verificare la legittimità e regolarità giuridica del fatto che una società per azioni gestisse e rivendesse agli utenti acqua derivata da sorgenti che nascono ed insistono su territori soggetti ad uso civico. Non essendo presente presso il servizio regionale competente alcuna documentazione relativa alla problematica sollevata, fu richiesto al Comune di fornire elementi conoscitivi sulla questione. Con nota dell'8 ottobre del 2018, protocollo numero 216844, il Comune di Sant'Anatolia comunicò che le opere di attingimento ed adduzione furono realizzate fra il 1911 e gli anni 20 del secolo scorso. La data certa non è conosciuta in quanto l'archivio comunale è andato distrutto nel 1943. Quindi molti anni prima che i procedimenti amministrativi in materia di usi civici fossero trasferiti alle regioni rispettivamente con il DPR 11 del 72 e il DPR 616 del 1977. Con sentenza numero 2 del 2021, il commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana ha dichiarato che i corpi idrici siti nel comune di Sant'Anatolio ed oggetto dell'esposto appartengono al patrimonio civico dei naturali dello stesso comune. Null'altro è stato indicato circa la legittimità e regolarità giuridica delle modalità di gestione del servizio idrico. Con sentenza la numero 8426, sempre del 2022, la Corte d'Appello di Roma, sezione specializzata usi civici, ha confermato la sentenza del commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, accogliendo però il reclamo proposto dalla Regione Umbria in tema di addebito delle spese di lite e istruttoria, proprio in quanto lo stesso commissario per la liquidazione degli usi civici non ha poi adottato gli altri provvedimenti invocati nell'esposto ed in particolare, leggo testualmente, laddove si chiedeva al commissario di verificare la legittimità e regolarità giuridica del fatto
che una società per azioni gestisse e rivendesse agli utenti l'acqua derivata da sorgenti insistenti su terreni soggetti ad uso civico, né ha adottato altri provvedimenti conseguenziali. Chiuso le virgolette. Pertanto, in conseguenza delle suddette sentenze, non ci sono atti che debbano essere adottati da parte dell'amministrazione regionale. Si dà inoltre informazione che la determinazione delle tariffe idriche non è di competenza regionale, in quanto le proposte formulate dall'autorità di ambito regionale, l'Auri, in ottemperanza alle disposizioni vigenti a livello nazionale, vengono sottoposte all'approvazione di ARERA, sulla base della disciplina contenuta da ultimo nella deliberazione 580 del 2019 e il relativo metodo tariffario MT3, periodo regolatorio 2020-2023. Occorre anche tenere in considerazione che la tariffa idrica ha diverse componenti, l'acquedotto, fognatura, depurazione, ed è calcolata a fronte della gestione del servizio idrico integrato principalmente tenendo conto degli investimenti effettuati, cosiddetto CAPEX, per lo sviluppo e il potenziamento delle infrastrutture idriche, delle attività di gestione e manutenzione delle stesse, l'acronimo OPEX, e non alla mera vendita della materia prima, acqua, per quanto la stessa sia evidentemente indispensabile e fulcro del sistema di servizi fornito. Al momento non si ha conoscenza di fattispecie che regolino situazioni analoghe e che diano luogo all'applicazione di sconti sulla tariffa non contemplati dal metodo tariffario. Infine si sottolinea che nel caso particolare di Santa Anatolia di Narco l'apporto fornito all'approvvigionamento idrico dalla sorgente posta nelle aree gravate dall'uso civico costituisce una componente non maggioritaria e in prospettiva minimale per i lavori in corso sul raddoppio dell'acquedotto Argentina, della risorsa introdotta in rete al servizio della popolazione locale, come si può evincere anche da uno schema che, se le fa piacere, posso mettere alla sua attenzione. Grazie. Replica il consigliere De Luca, giusto? Sì. Prego. Ringrazio, assessore. Diciamo, le chiedo, quindi, vista la disponibilità di fornirci la documentazione, è chiaro che non mi trovo assolutamente d'accordo con la vostra risposta, in quanto è a dir poco paradossale, ovvero se c'è una sentenza che sancisce che quei terreni e su cui sostanzialmente sussistono quelle sorgenti sono di proprietà di qualcun altro e qualcuno sostanzialmente li ha presi, li ha tolti dalla proprietà, della disponibilità di queste popolazioni e li ha posti invece in maniera illegittima nelle mani di qualcuno, è chiaro che sostanzialmente è veramente diciamo un pleonasmo pensare che ci sia un pronunciamento anche in merito alla formulazione della, diciamo dell'affidamento, perché è chiaro che se qualcosa è indisponibile e invece è di proprietà collettiva della comunità originaria, il fatto che un soggetto lo abbia tolto dalle loro mani e messo nelle mani di qualcun altro è ovviamente segue tutte i criteri delle leggi del codice civile, di quello che è contemplato, insomma, voglio dire, per tutto il resto. Quindi è a dir poco, ecco, a mio modo di vedere, paradossale. Concludo dicendo che seppur è vero che nel costo, diciamo, della tariffa ci sono tutte quelle che sono attività di servizio e di gestione dell'infrastruttura, d'altra parte, come lei ha affermato, c'è il costo del bene acqua e quindi è assurdo che ciò che è di proprietà di qualcuno gli venga tolto, venga gestito da un altro e poi gli venga rivenduto, diciamo, a un prezzo che, come certificato, è maggiorato del 900% rispetto alla precedente, diciamo, situazione. Quindi se questo non possiamo, chiamatelo voi con il nome che volete. Grazie. Ultima question time, poi inizia la seduta ordinaria. Interroga la consigliera Fioroni, risponde l'assessore Fioroni. Atto 1646, prego, vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, io faccio in premessa
Le dico che dovessi sforare rinuncerò alla replica perché in questa presidenza del question time che ho fatto ho richiesto sempre ai miei colleghi di rispettare i tempi e quindi in coerenza con quello che ho richiesto a loro, se io dovessi sforare già le dico che rinuncerò alla replica. Ma mi pare anche opportuno, seppur cercherò di farlo in maniera sintetica, introdurre queste interrogazioni ricordando alcuni dati fondamentali e alcuni dati anche di contesto che riguardano sia la nostra regione ma che riguardano tutto il sistema paese se non tutto il sistema mondiale. Parto da quella che è la realtà della nostra regione dicendo che negli ultimi anni è incontrovertibile, dati alla mano, che l'Umbria abbia fatto un'inversione di tendenza importantissima. Già nel 2020, in piena pandemia, l'Umbria, dal punto di vista della crescita del PIL, non si trova più sotto la media nazionale, sotto la media del centro Italia, ma comincia quello che è un percorso di ripresa che viene agganciato in maniera importante nel 2021, tant'è che sia Banca d'Italia che Istat certificano che l'Umbria, a livello di PIL, è al quinto posto, a pari merito con il Piemonte, con un aumento del 7,1% superiore dello 0,4% alla media nazionale. La stessa Banca d'Italia ha poi confermato che i primi 9 mesi del 2022 sono stati ancora l'insegna del rilancio dell'economia regionale. Ricordo che la domanda è aumentata un po' in tutti i settori, ma chiaramente i comparti di maggiore traino sono il turismo e l'export, ma anche le piccole e medie imprese hanno mostrato e stanno dimostrando un'importante resilienza e ricordo anche i dati di questi giorni della Camera di Commercio che ci dice che nel 2022 l'occupazione è aumentata del 4,1% e oggi veniamo dalla stampa che l'agenzia Umbria Ricerca attesta anche un aumento dell'occupazione nel 2022 dei giovani under 29. Grazie a questa amministrazione quindi l'Umbria ha fatto bene, molto bene, però ci troviamo di fronte ad uno scenario di maggiore incertezza che è quello del 2023. Prometeia prevede per il 2023 un tasso di crescita del PIL pari allo 0,4%, segnalando comunque che l'Umbria è tra quelle regioni che presentano da un lato la più forte revisione in senso positivo del preconsuntivo 2022, ma anche delle previsioni del 2023. Però mi preme dire, attualmente lo scenario economico italiano, quindi anche quello della nostra regione, è fortemente condizionato da, possiamo dire, 5 variabili. Chiaramente gli effetti della pandemia, che ancora sono polverizzati, ma che comunque viviamo nel nostro assetto, nel nostro tessuto socio-economico, le note tensioni geopolitiche, l'aumento dei tassi di interesse, l'inflazione, e sull'inflazione poi tornerò, e una prospettiva di rallentamento della crescita economica per il 2023 che abbiamo già visto. Per quanto riguarda l'inflazione è necessario fare un focus perché è quello che è il dato forse più preoccupante anche di fronte a quella che è una leggera flessione ma che è dovuta solo ai prezzi energetici che stanno scendendo. Lo scenario rispetto a quella che è la situazione dell'inflazione ancora a un livello inaccettabile è fotografato anche nella nota mensile di fine anno dell'Istat. La settimana passata l'Istat ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo a gennaio è aumentato rispetto al mese precedente dello 0,1%, mentre su base annua è l'incremento del 10% contro l'11,6% di dicembre. Ora, tornando a questa flessione apparente, perché non ci deve trarre in inganno? Perché il dato più significativo e preoccupante è che la componente di fondo dell'indice dei prezzi sul consumo, e lei lo sa bene, assessore, ovvero quella calcolata escludendo i beni e i servizi che sono soggetti a oscillazioni molto ampie, come appunto i servizi energetici, a gennaio è salita dal 5,8 al 6. Perché perdurano le tensioni sui prezzi al consumo delle diverse categorie di prodotti, quali gli alimenti lavorati e i servizi dell'abitazione. In buona sostanza, l'inflazione complessiva cala, ma non quanto dovrebbe, e la sua componente di fondo è in aumento. Questa dinamica dei prezzi rimane più sostenuta rispetto alla crescita dei redditi, soprattutto quelli da lavoro dipendente. Questo significa che
andremo incontro a una perdita rilevante del potere d'acquisto, soprattutto per i lavoratori dipendenti, nell'ordine di 14 punti percentuali in 3 anni. E in questo scenario macroeconomico complicato, nonostante tutti i dati positivi che raccogliamo della nostra regione, la pubblica amministrazione può e deve rappresentare un fattore di sostegno ed accelerazione delle attività produttive, anche attraverso la tempestiva e strategica definizione dei bandi regionali dei prossimi 2 anni a valere sui fondi strutturali 2021-2027. È ovvio che io, parlando anche della ripresa del tessuto economico e comunque della resilienza e la ripresa del nostro tessuto economico, non ho elencato già tutte le misure e le azioni che sono state poste in essere in questi anni, ma la vera e propria oggetto dell'interrogazione è proprio chiedere a questa giunta per sapere quale sia la visione per il futuro nel sostegno delle attività produttive per gli anni che così si presentano con tale incertezza, per l'obiettivo di consolidarne la crescita sul mercato domestico, di rilanciarne la competitività anche sui mercati esteri. Ricordiamo che l'export nel 2022, comunque nei primi 9 mesi, ha mantenuto un ottimo livello. Che cosa la Giunta ha intenzione di fare per supportare l'innovazione e la digitalizzazione al fine di guidare le imprese umbre nella transizione energetica ed accompagnarle nel percorso di crescita sostenibile attraverso innovazione digitale e tecnologica. Sappiamo bene che questo è un focus e un'attenzione particolare che la Giunta, l'assessore Fioroni, hanno sempre posto nella loro azione politica. Grazie. Grazie. La replica all'assessore Michele Fioroni. Cercherò di essere breve, per quanto l'argomento sollevato dalla consigliera Fioroni è un tema importante, rilevante, partendo da quella che è stata la premessa dell'interrogazione. L'andamento del PIL e di alcuni principali indicatori economici, ricordo gli ultimi dati sull'occupazione, siamo una delle regioni più performanti nell'attuazione del PNRR per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Questo vuol dire che siamo quelli che hanno generato più occupazione sulla base dei fondi che a tal fine erano stati dati dal governo, ma ritengo che nulla viene per caso. Noi, in una stagione storica critica come quella della pandemia, siamo stati in grado, come spesso ricorda la Presidente Tesei, di mettere in campo un mix equilibrato di politiche di supporto a esigenze di capitale circolante che manifestava un numero rilevante di imprese, senza però limitare la nostra azione ad azioni di sostegno, ma essendo sempre molto attenti a sostenere con modalità nuove gli investimenti delle imprese. Nella nostra visione gli investimenti delle imprese sono il tema centrale, investimenti che poi abbiamo cercato di estendere a tutto il tessuto produttivo, non come avveniva una volta, per cui per caratteristica con cui i bandi venivano strutturati erano pochi i beneficiari delle risorse. Questo non vuol dire che abbiamo dato i finanziamenti a pioggia, ma abbiamo clusterizzato le risorse in base ai fabbisogni di investimento delle imprese, favorendo che gli investimenti in digitale e in 4.0 di tutte quelle imprese di più piccole dimensioni, che sono fondamentali per far sì che il tessuto produttivo, soprattutto quello più piccolo, possa agganciare ad esempio le filiere di subfornitura. Oggi, con un sistema produttivo prevalentemente 4.0, essere 4.0 significa poter entrare come fornitori in catene di subfornitura. La scelta sarà questa anche per i prossimi 2 anni, tenendo conto che ci siamo impegnati con l'associazione di categoria, visto che le imprese non possono aspettare i fondi regionali come se fossero qualcosa che all'improvviso scendono dal cielo, ma hanno bisogno di programmare gli investimenti. Questa amministrazione si è impegnata entro il mese di marzo di dare una programmazione certa delle misure che metteremo in campo a supporto prevalentemente della transizione digitale, della transizione energetica. Già è in corso il bando che abbiamo recentemente prolegato
Solar Attack, un bando estremamente ambizioso con una dotazione di 26 milioni di euro che vuole finanziare proprio gli investimenti in fotovoltaico per supportare la produzione di energia per autoconsumo e quindi per migliorare la competitività delle nostre imprese sul versante dei costi in un momento che, in cui il problema inflattivo ha impattato le imprese soprattutto a causa della distruzione delle catene di subfornitura e della carenza di materiali. Ma non solo transizione energetica, ma anche transizione digitale, come dicevamo, andremo in continuità con quanto fatto Enzio in aula con la manovra Smart Attack, supportando gli investimenti digitali, cercando sempre di farlo mettendo insieme uno la clusterizzazione delle misure in base al taglio dimensionale delle imprese, sostenendo anche l'aspetto finanziario, perché noi ci troviamo di fronte a una sfida dal lato di patrimonializzazione delle imprese, ma anche di imprese che sappiamo bene che in questo periodo, per dare continuità ai processi produttivi, hanno intaccato liquidità, e noi siamo alle porte di una nuova stretta creditizia, vuoi per l'incremento dei tassi di interesse, vuoi per una minore propensione delle banche a erogare credito. Questo pone anche sfide importanti sul versante del credito. Vorremmo dare anche continuità con la manovra che abbiamo fatto a supporto della creazione di impresa, di valorizzazione della scoperta imprenditoriale e anche di valorizzazione dei processi dell'innovazione, dove anche qui la Regione Umbria ha fatto dei salti in avanti e passi in avanti nelle graduatorie sul versante dell'innovazione, ma in cui rimane ancora troppo bassa la propensione a registrare brevetti. Su questo noi abbiamo dato un supporto molto importante ai processi di autoimprenditorialità, ma anche accompagnamento dei giovani imprenditori, perché non servono solo finanziamenti, ma servono anche strumenti di supporto, una cassetta di attrezzi a supporto di chi vuole fare impresa e vuole diventare imprenditore. Sul tema dell'export, la Regione Umbria è stata fra le tre regioni italiane che ha avuto l'incremento maggiore. Noi su questo abbiamo dato un'attenzione fondamentale, mettendo sempre insieme anche l'aspetto culturale. Non è banale il master che abbiamo avviato con l'UIS sui processi di internazionalizzazione, la istituzione dell'Osservatorio regionale sul lavoro, che ha portato le nostre imprese, anche in questo caso con nuove strumentazioni, nuovi bandi che andassero oltre che riguardassero anche misure integrate, che mettessero insieme fiere, apertura di nuove filiali, piuttosto che piattaforme digitali, perché oggi i processi di internazionalizzazione sono sempre più multicanali, e anche prevedendo missioni istituzionali ormai bloccate da troppi anni, e quindi su questo i nostri sforzi si intensificheranno anche sul versante dell'export, dove, come anche con riferimento al PIL, abbiamo ottenuto dei significativi risultati per una regione che ci vedevano sempre, era sempre agli ultimi posti delle classifiche. Quindi diciamo che andremo in continuità, ma con un elemento nuovo, di presentare alle imprese il programma da quei prossimi due anni entro il mese di marzo, in maniera tale che possano programmare i propri investimenti sulla base anche delle tempistiche e delle risorse che metteremo in campo. E anche questo riteniamo sia un'innovazione epocale, perché per la prima volta le imprese avranno uno strumento di pianificazione che gli consente di pianificare i propri investimenti, non sulla base degli umori della politica. Grazie.